Buonasera a tutti dalla redazione del Castello di Panni. Questa è la prima web diretta della nuova redazione che ha visto la luce un paio di settimane or sono. Avrei voluto non essere qui io, ma avrei lasciato volentieri il posto a papà, però il dovere ci chiama, anzi mi chiama personalmente a far parte della redazione, quindi a portare avanti tutto quello che erano, sono e saranno i compiti che papà svolgeva e che continueremo a svolgere. Il castello da 16 anni ormai fa parte della tradizione del nostro paese, sia come mezzo di informazione, sia come mezzo di socializzazione. Ecco, sicuramente il castello non cambierà, ma sicuramente integreremo a favore delle persone che vorranno avvicinarsi, soprattutto quello che poi affronteremo più avanti, il discorso giovani, con delle iniziative che sicuramente porteranno maggiore attenzione da parte appunto di quella segmento di popolazione che è il popolo pannese giovanile, che finora magari ha partecipato ma non in maniera così assidua e in maniera totale. Io volevo augurarvi di vero cuore un felice anno nuovo, che sia davvero migliore di quello che è passato. Il mio augurio va a noi tutti, a loro, a chi ha già dato tanto per questo primo numero del giornale, e quindi gli auguri sono dei migliori per tutti. Ci tengo a sottolineare una frase con la quale mio padre chiudeva quasi sempre tutti i suoi articoli. Ed è una frase che adesso voglio dire a voi tutti, con il quale io chiudo questo mio breve intervento, ed era la famosa frase "buona vita a tutti", con cui papà salutava sempre tutti i suoi cari lettori. È felicissima di avere loro collegati direttamente da Providence. Hello Louis, Carla and everybody. Everybody here in Pani are happy that you are watching us and we are happy that you can spend this evening with us. Hi Donald. Ciao, lo facciamo anche vedere, lo portiamo qui con l'iPad. Sì, lo posso prendere? Sì, sì, come vieni, no. Donald, vieni con allora, noi. Spostiamo Donald De Luca. Lo mettiamo qui, sul divano. E lo mettiamo qui. Donald, non ti muovere, stai qua, bello. Come? Sarà comodo sul divano? C'ha le bretelle, Donald. Sembrava nudo, invece c'ha la camicia. Hi, Donald. Chiamerei il presidente dell'associazione che questa sera ci ospita, il signor Tony Spada, con il quale parleremo degli obiettivi raggiunti sia nel calcetto che nell'associazione stessa. Vincenzo Lobotto, Michele Rizzo, Riccardo Rizzo, Giuseppina Rainone, Laura De Cotis, Letizia De Cotis. Sorridete tutti, diciamo cheese, eccolo lì, olè. Ok, io prima di tutto voglio fare i complimenti, scusami Luca, prima a tua sorella, Ivana sembri Lily Gruber, sei meravigliosa, bellissima. Complimenti Michele, complimenti Luca, è bellissima questa idea, strepitosa proprio. Davvero proprio sono felice e devo dire la verità, sono emozionato. Emozionato perché non credevo di arrivare fino a qui oggi, insomma. Il castello ha fatto dei passi giganti, giganteschi. Cioè, Pietro credo che non sia a tiro da lassù, ma ancora di più, insomma. Scusate se mi trema la voce, ma per me è una cosa emozionante questa, insomma.